Pausa leggera, nutriente e ricca di gusto allo stesso tempo, allora perché non ritagliarci un piccolo spazio tutto per noi? Vorrei prepararvi un frullato con banane e fragole. Sì, ma la mia idea di frullato non è quella di un semplice e banale frullato, perché infatti lo prepareremo con ingredienti naturali e crudisti per fare il pieno di vitamine, sali minerali e nutrienti. Vediamo l'idea. Ingredienti: 100 g di polpa di banana, 200-250 g di fragole fresche, 200 ml circa di latte di semi di canapa, 15 g di stevia 3 a 1, succo di mezzo limone e, facoltativo, qualche foglia di menta. Come ogni frullato che si rispetti, ovviamente la preparazione è semplice, però io ho scelto con cura gli ingredienti base per realizzare il mio frullato crudista. Il latte è un latte vegetale crudo, ovviamente, preparato a partire dai semi di canapa sativa che ho frullato con l'acqua. Potete trovare la ricetta in sovraimpressione, poi vi metterò anche il link a fine del video. Questo è un latte di canapa non dolcificato. Qui ci sono le fragole che sono di stagione e anche le banane, perché secondo me il contrasto banana e fragola è eccellente. Iniziamo a sbucciare la banana. Quindi mettiamo le fettine di banana, subito il succo di mezzo limone per prevenire l'ossidazione rapida delle banane a contatto con l'aria, e anche il limone ci sta benissimo poi con le fragole. Le nostre fragoline ben lavate, asciugate con un panno e mondate, quindi tagliate anche a pezzetti. Poi, come dolcificante, potete metterlo come noi, io suggerisco la stevia. Io ho utilizzato una stevia 3 a 1, significa che un cucchiaino di stevia corrisponde a 3 cucchiaini dello zucchero di riferimento, ovvero del saccarosio. Se le fragole sono molto dolci, potete anche evitare di mettere questo dolcificante oppure sostituirlo con, magari con dello sciroppo d'agave. Mettiamo il nostro latte di semi di canapa. Io darei un tocco di freschezza con qualche fogliolina di menta fresca. Frulliamo il tutto. Eccolo qua, in un battibaleno il nostro frullato è pronto. Vedete, questa è la consistenza che mi piace, quindi non troppo liquida, non troppo densa. Potete adattarlo secondo i vostri gusti, aumentando o diminuendo la quantità di latte vegetale crudista da mettere. Il consiglio che vi posso dare è quello di assumerlo subito, quindi di non lasciarlo lì troppo tempo, altrimenti i principi attivi si ossidano. In questo modo faremo un pieno di vitamine e sali minerali.